back e ben ritrovati sul mio canale. Siamo nel 21esimo episodio della carriera allenatore con il Foggia Calcio. Come potete vedere, abbiamo preso saldamente il comando della classifica di Serie A con ben 5 punti di vantaggio dalla Juve seconda. Prima di iniziare questo video vado a salutare tutti coloro che hanno commentato sotto l'ultimo episodio del Foggia con hashtag Foggia in vetta. Quindi saluto Graziella Mazzola, Lutre K Channel, Giacomo Marzola, Fausto Speca, Ricky 97 che mi dice di far giocare tanto Sissako perché crescerà come overall, ed infine Giorgio Ventrone che dà degli aggettivi pazzeschi al mio reparto offensivo. Soddimo è un leader silenzioso, sarno, puro estro e fantasia, Mazzeo, una sola parola, eterno, Gitkier, cecchino spietato, aggettivi assolutamente azzeccati. Detto questo, gli allenamenti sono stati fatti e adesso non ci resta che andare a giocare la prima partita di questo episodio contro il Torino. Scendiamo in campo con Marchegiani, Markovic, Vicari, Van Aanholt, Sessegnon davanti alla difesa Bacca e Coné. Dietro l'unica punta Gitkier ci sono Bruno Gama, Sarno e Fedato. Buon pomeriggio a tutti da Torino, stadio Grande Toro, si affrontano Torino e Foggia. 15esima giornata del campionato di Serie A. Hanno entrambe voglia di vincere. Il Foggia per continuare la sua cavalcata verso uno scudetto pazzesco, il Torino per prendersi l'Europa. Andiamo a vedere la classifica. Settimo infatti il Torino con 24 punti, dista soltanto due lunghezze la zona Europa. Invece il Foggia guida questa classifica di Serie A, inquadrata la curva maratona del Torino. Sguardo concentrato degli 11, inizia Torino-Foggia. Coné prova a manovrare dentro, il pallone spendo per Markovic, il terzino che si è sovrapposto, Markovic la mette sul secondo palo dove c'è Fedato, anticipato da un giocatore stranissimo che non so come si pronuncia, però andiamo avanti. Attenzione a Bruno Gama per Coné, la stoppa Coné col sinistro e Foggia passa in vantaggio al minuto 19 con il nostro centrocampista centrale, ha avuto tutto il tempo per metterla giù e con il sinistro ha freddato Iciazzo. Andiamo a rivedere il gol del nostro centrocampista, ma troppo lo spazio lasciato a Coné. Qui forse Iciazzo non la vede neanche partire, il pallone che con il piattone si infila alle spalle dell'estremo difensore del Torino. Prova a raggiungere il Toro col Valdifiori, però ancora Markovic, incredibile, onnipresente. Attenzione, il pallone per Sarno col sinistro, che se lo divora. Che occasione per il Foggia. Ancora il Torino con Valdifiori, questa volta non la perde. Dentro il pallone splendido per Candellone, la mette dentro Belotti sul primo palo a far secco Marchegiani. Il gallo Belotti, se gli lasci un metro ti fa malissimo e va a risultare sotto la curva del Torino. Andiamo a rivedere il gol e l'errore, anzi l'incertezza del difensore che va a vuoto, e lì Belotti non sbaglia. Ancora il gallo per Candellone, poi gli Aic col sinistro, Marchegiani, una parata pazzesca del nostro numero 12. Ancora il Toro con Berenguer, dentro il pallone ancora per Candellone, la mette dentro per Belotti che fa un taglio pazzesco e il Torino passa in vantaggio quasi allo scadere di questo primo tempo. Mancavano due minuti, poco più, è grandissimo il taglio, ma la difesa del Foggia si è fatta trovare impreparata, qui non lo segue nessuno e Belotti la mette dentro. Siamo già nella ripresa con Vincenzo Sarno che prova a manovrare, Fedato fa secco il suo diretto avversario, Fedato prova a metterla sul primo palo, Sarno si fa perdonare dell'errore del primo tempo. Vincenzo Sarno, il nostro capitano, il nostro numero 10, esempio per tutti, la mette dentro al 50esimo. Abbiamo iniziato bene questo secondo tempo e adesso andiamo a vincerla questa gara. Rivediamo ancora una volta l'inserimento del nostro capitano. Sessegnon sulla fascia sinistra, ancora lui, dentro il pallone per Sarno che vede, attenzione con un rimpallo Soddimo, ancora Soddimo per Sarno, Iciazzo, la palla rimane lì, Sessegnon, Iciazzo, che parata doppia del portiere del Torino. Corner per il Toro al 92esimo, attenzione alla beffa finale, prova ad uscire il Foggia ma non c'è più tempo. Finisce 2-2 tra gli applausi del pubblico che ha visto uno splendido spettacolo e forse un pareggio giusto che ci può stare e accontenta entrambe le parti. Andiamo avanti con gli allenamenti prima delle due sfide contro l'Udinese, una in Coppa Italia, una in campionato. Intanto non sale quasi nessuno, Van Aanholt si avvicina quasi a numero 73,
prima gara contro l'Udinese in Coppa Italia, che noi andremo a simulare. E vi preannuncio che ci sarà tanto turnover per provare giocatori nuovi. Grande vittoria, ma soprattutto grande prestazione dei nuovi giocatori. Chi non si era messo in mostra l'ha dimostrato in questa partita. Adesso è il momento del campionato, sempre con l'Udinese, sempre in super sintesi. Grandissimo gol da opportunista di Gitkier, che si fa trovare sempre pronto nei momenti fondamentali e ci regala i 3 punti. Gli allenamenti sono stati fatti e adesso non ci resta che scendere in campo contro il Napoli. Tornano i titolari e ci schieriamo con il classico 4-2-3-1, Marchegiani, Markovic, Vicari, Van Aanholt, Sessegnon, con Ebbacca davanti la difesa, Fedato, Sarno e Bruno Gama alle spalle di Gitkier. Per essere grandi bisogna battere le grandi, anche negli stadi più difficili di questa Serie A, e il San Paolo è uno di questi. Buon pomeriggio a tutti ragazzi, siamo in diretta, 17esima giornata di Serie A, si affrontano Napoli e Foggia in un San Paolo tutto esaurito. Eccoli qui i giocatori che stanno entrando adesso sul terreno di gioco, la splendida coreografia dei tifosi del Napoli. C'è anche uno spicchio arrivato da Foggia, ben 4.000 tifosi, eccoli lì, proprio che si confondono con i colori bianco e azzurro del Napoli. Però adesso la storia passa attraverso questa partita, perché il Foggia non può sbagliare, deve continuare a vincere per mantenere il distacco dalla Juventus, che è aumentato, perché i punti di vantaggio adesso sono 6. Tutto pronto? Il primo pallone lo gioca il Napoli, inizia Napoli-Foggia. Parte subito bene la squadra di casa con Milik dentro il pallone splendido per Jorginho contro Marchegiani, che si supera. Prima parata all'ottavo minuto, ancora il Napoli con Diawara. Giaccherini col sinistro, ancora Marchegiani. 11esimo e stiamo messi male. Attenzione alla ripartenza del Foggia con Fedato, dentro per Gitkier, può anche darla, però forse in fuorigioco. Gitkier prova, pallone largo di un soffio. Adesso prova ancora il Napoli con Milik, prova lui a scartare tutti, poi il sinistro improvviso, pallone che sfiora il palo e va sul fondo. Ancora il Foggia, siamo già nella ripresa, primo minuto del secondo tempo, Gitkier si mette in proprio e prova il destro di poco a lato. Una partita che non ha pause, attenzione a Bruno Gama, prova a mettere al secondo palo, Fedato, palo clamoroso del Foggia al 67esimo. Sarno prova ad andare lui, prova il sinistro, palo pazzesco, ci prova Sarno. In questa partita assurda prova l'ultima azione il Foggia, prova a buttarla fuori Zielinski. Giaccherini prova a ripartire ma non c'è più tempo. Finisce 0-0 in una partita molto tattica, ma non sono mancate le occasioni da rete. Andiamo a stringere la mano al tecnico Sarri e noi andiamo al menu principale. Non sono arrivati 3 punti contro il Napoli, però anche la Juventus ha pareggiato, quindi adesso siamo primi con 43 punti, segue la Juventus a 37, dopodiché c'è il Napoli a 31. Una classifica ancora tutta da definire, perché manca ancora un girone di ritorno.
Si è anche aperto il calciomercato, io non so se fare acquisti, anche perché non abbiamo soldi disponibili, magari se arriva qualche offerta vendiamo qualcuno per rimpiazzarlo, però molto probabilmente continueremo con questa rosa da qui fino a termine di questa stagione. Ragazzi, questo video è giunto al termine, se vi è piaciuto lasciate un bel like, condividetelo con tutti i vostri amici, se volete essere salutati nel prossimo episodio basta commentare qui sotto con hashtag Forza Foggia. Datemi anche qualche consiglio, scrivete qualsiasi cosa nei commenti e io i commenti più belli li leggerò nel prossimo episodio. Vi invito anche a passare in descrizione dove troverete tutti i link per restare in contatto con me, dalla pagina di Facebook al canale Telegram ed infine il profilo Instagram. Noi ci rivediamo martedì con il recap della Weekend League. Un saluto a tutti dal vostro Wammata.